Oh, God Save the Wine, non può iniziare un God Save the Wine estivo senza bollicine e soprattutto senza la Francia, lo champagne, la nostra bollicina preferita, se non altro ci abbiamo scritto un libro sopra, quindi non possiamo nasconderci. Riccardo, in qualità di ambassador per l'Italia di Champagne Tribord, racconta la caratteristica di questa maison. Tu lo sai che ormai siamo degli esperti, non ci basta lo champagne e basta, abbiamo bisogno di una storia, di sapere di chi stiamo parlando. Stiamo parlando di un'azienda che ha quasi 100 anni di storia, perché nasce intorno alla fine dell'Ottocento, ma si concretizza nel 26 con l'antenato Tribord e Chausselet, che si uniscono perché la figlia di René Chausselet e Tribord si uniscono in matrimonio. Come le famiglie nobili. Sì, esattamente, come le famiglie nobili, hanno tutte e due appassionate, quindi portano la figlia, il background proprio, e il marito, il background che aveva acquisito nella sua storia di lavoratore dello champagne, e fondano dagli anni 50, in realtà, poi come Tribord Chausselet, questa maison. La maison è interessante perché è una maison realmente familiare. Adesso in cantina uno può trovare dal nonno, che va ancora a giro a fare i tagli e le cuvée, ai nipotini che iniziano a fare danni. È un ambiente familiare, una maison non grandissima. Siamo a Romerie, quindi un piccolo villaggio per gli appassionati della storia dello champagne, un villaggio a 5 minuti di macchina dalla statua di Don Perignon, Ovie, quindi siamo proprio molto vicini. Hanno territori differenti, sono negoziamo a Nipulan perché hanno un po' questo di... Questo stiamo assaggiando è il loro cuvée Saint-Sarnet, il loro biglietto da visita. Origine, che è la loro, diciamo, biglietto da visita, un 40% di Pinot Nero con un 30% di Chardonnay e Pinot Meunier. Quindi un classico assemblaggio con una predominanza di uve rosse, come spesso nella champagne, e un gusto direi molto, molto pieno, ricco, deciso, un bel sapore di quelli champagne, sì, adatto per l'aperitivo, ma anche un po' un tutto pasto. Sì, un tutto pasto, ovviamente la scala poi dell'azienda è una scala ampia, però questo qua è un vino con cui uno può partire sia come aperitivo per arrivarci anche a fine serata e riprenderlo. Ha un dosaggio di circa 8 grammi, per cui si accompagna bene con diverse portate. Secondo la temperatura. Perfetto, allora noi iniziamo la serata e poi sicuramente torniamo qui. A voi.